Dal DEMICAM arrivano segnali al governo da parte del mondo delle imprese. Fondamentali sono il rilancio degli investimenti e il sostegno al credito, due questioni cruciali in questa fase economica. Pare che i dati non siano così confortanti, anche se dal primo giorno tutto ha fatto sperare per il meglio, cioè c'era una discreta presenza di persone, ma le concretizzazioni non sono state secondo le aspettative. Ecco, c'è comunque un movimento, ci sono persone interessate, quelli che hanno concretizzato ordini sono stati comunque ordini ridotti e che tengono conto di tutta quanta ancora una situazione generale di precarietà. È chiaro che rispetto a tutto quanto questo la Camera di Commercio e l'azienda speciale si deve maggiormente attivare per sostenere soprattutto la piccola e media impresa. Abbiamo anche un problema legato alla disponibilità delle risorse, crediamo di non poter contare pienamente, almeno per questo anno, sul sostegno di Regione Marche con il 25% delle risorse. Noi faremo la nostra parte come sempre, comunque anche se non potremo contare pienamente sulle disponibilità di Regione Marche, ma noi comunque sia sui mercati e sulle fiere, quelle importanti, continueremo a mantenere il sostegno. Lo abbiamo fatto anche sostenendo questa collettiva di aziende della piccola e media impresa qui al MICAM. È chiaro che il futuro dovrà essere quello che porterà a un maggiore interesse da parte nostra rivolto agli incontri istituzionali verso quei paesi che dovrebbero essere paesi emergenti e satelliti, che andrebbero ad integrare quello che è stato per tanto tempo il mercato di riferimento, che era il mercato russo. Penso per esempio agli Emirati Arabi e ad altri paesi dove c'è una richiesta crescente dei nostri prodotti e delle nostre calzature, del nostro lusso. Ecco, in questo senso pensiamo anche di attivarci con una collaborazione con le Camere di Commercio italiane all'estero, con le loro società di servizi. Cercheremo anche attraverso i consorsi fidi, le cooperative, di cercare di sostenere con un accordo anche con il sistema bancario, soprattutto con le banche del territorio, di garantire e supportare le piccole imprese per sostenere qualche progetto di sviluppo. In momenti come questi ce n'è veramente bisogno. Ecco, tutto questo fa parte del nostro attivismo che cercheremo di concretizzare anche per il futuro, sperando di vedere segnali positivi e di intravedere il sereno alla fine di questa tempesta che veramente ci ha destabilizzato. Anche per questa edizione, durante i giorni di DEMICAM, l'azienda speciale Fermo Promuove ha fatto partecipare all'evento una collettiva di piccole imprese del territorio, le più segnate dalla flessione del mercato russo. Qualche spiraglio, proprio perché le aspettative non erano un granché alla vigilia, quindi diciamo che possiamo ritenerci moderatamente soddisfatti proprio in base alle aspettative che avevamo, che non erano delle migliori. La Russia ha deluso oppure se lo aspettavano gli imprenditori? Beh sì, chiaramente ce lo aspettavamo, perché i venti di guerra che avevamo dalla Russia e da tutti i paesi dell'ex Unione Sovietica erano ben noti da qualche mese. La situazione in pratica è rimasta tale e quale fino insomma, alla vigilia, quindi tanti operatori soprattutto gli operatori piccoli, i buyer piccoli non sono venuti, sono mancati. Però diciamo quelli che della grossa distribuzione, le boutique, i clienti a un certo livello ci sono stati. C'è stato un calo, ma ce l'aspettavamo, e chiaramente anche gli ordini di massima sono un po' ridotti rispetto al solito, proprio perché con questa situazione che c'è in Russia, soprattutto dovuta alla svalutazione del rublo, fa sì che sono molto calmi e attenti negli acquisti. In pratica i mercati, quelli che sono maturi, cioè i mercati dove consolidati, oggi come oggi non è che fanno di più, quindi si mantengono più o meno nelle posizioni che c'erano, e quindi è difficile entrare o è difficile aumentare. I nuovi mercati emergenti sono sempre più emergenti, quindi non c'è uno sbocco, proprio perché è dovuto alla crisi mondiale che stiamo attraversando, a tutto quello che c'è tra le guerre, gli attentati, le varie svalutazioni delle monete, quindi sono penalizzati i consumi. Quindi oggi come oggi
È difficile penetrare sul mercato nuovo e per il nostro distretto la Russia è stata fondamentale e lo sarà ancora, magari in misura ridotta. Bisogna che si riprenda la Russia, soprattutto per il nostro distretto, prima di parlare di situazione migliorata. In questo momento in cui è importante puntare tutto sull'internazionalizzazione, Assogalzaturifici in questo senso può fare, deve fare la parte del leone. Ci sono nuove possibilità che possono derivare dal MICAM Shanghai piuttosto che dall'OBUV, ecco, ci faccia un po' un quadro di questa situazione. Come Assogalzaturifici stiamo facendo il massimo per cercare di aiutare le imprese, soprattutto quelle piccole, per cercare di penetrare sempre più nei mercati appunto maturi o nei mercati emergenti che possono avere qualche possibilità, però lì richiedono sicuramente molto impegno, molto tempo, molte risorse, quindi ci vuole anche che istituti di credito e governo aiutino soprattutto le piccole aziende per cercare di fare politiche di penetrazione nell'internazionalizzazione. Quindi Assogalzaturifici sta facendo il massimo quello che può fare e penso che è un'associazione invidiata un po' anche da altri settori per quello che sta facendo per tutti, nel limite di quello che può fare. Secondo Confindustria va rivisitata la disciplina fiscale sugli ammortamenti per far emergere nei bilanci le spese in ricerca e innovazione. Proposta che non richiederebbe copertura finanziaria, migliorerebbe la patrimonializzazione delle PMI e aumenterebbe il potere negoziale nei rapporti con le banche. La Exit, che è l'emanazione della Camera di Commercio di Macerata e si occupa di internazionalizzazione, ovviamente per sua missione sostiene tutte le iniziative che vanno in questa direzione. Lo facciamo insieme con Fermo Promuove e con la Camera di Commercio di Fermo, perché la vocazione del territorio è unica, il distretto è venuto prima di noi e resisterà nonostante tutto innovandosi. Quindi noi abbiamo semplicemente attuato un'azione in una fase difficilissima per sostenere le piccole imprese ad essere presenti a Milano. Ovviamente nelle Marche sono più di 240 le imprese presenti, siamo un grosso polo della moda e su questo noi collaboriamo anche in direzione della porta d'ingresso della moda per il distretto Fermano-Maceratese, mettendoci le risorse e i contributi che abbiamo, sono pochissimi, però diamo un contributo in questa direzione. Il sistema moda italiano rappresenta il 4% del PIL e il calzaturiero ne copre una buona metà, che vale circa 7-8 miliardi di produzione e un bilancio positivo con l'estero di 4,5 miliardi, secondo i dati Assocalzaturifici, che avverte il mercato russo dovrebbe recuperare quote nel 2015, si dovrebbe tornare sopra la soglia dei 200 milioni di paia per la produzione in Italia. Parliamo oltre che di fiducia, di futuro. Se non siamo fiduciosi non ci può essere un futuro allettante ed in crescita. Il momento è quello che è, il momento è difficile, è il momento in cui bisogna fare delle scelte molto razionali, ma delle scelte fatte con la testa fuori dall'acqua, perché dobbiamo costruirci un nuovo mercato, dobbiamo costruirci una nuova azienda, un nuovo concetto di impresa. Come spiega però anche, diciamo, questi vuoti che si sono creati all'interno della fiera? Vediamo tanti spazi che magari fino a 2 anni fa invece erano occupati. Le fiere, purtroppo, come del resto noi in azienda, debbono riflettere moltissimo. Il concetto di fiera oramai è un concetto un po' superato. Dobbiamo andare incontro alle esigenze dei nostri clienti e alle esigenze del territorio. Dobbiamo far collimare tante volte la nostra calzatura magari con l'abbigliamento, mettendo la fiera insieme a cavallo della settimana della moda. Sarebbe spettacolare sia per noi che per i nostri clienti. Affluenza in calo. Noi riusciamo comunque a difenderci come sempre, avendo puntato ad accontentare il più ampio, diciamo, mercato possibile dall'Australia ai Caraibi, però generalmente direi che ho visto un calo degli afflussi. Peraltro ho riscontrato molti nostri clienti che hanno difficoltà a comprare, molto probabilmente anche per l'anticipato periodo della fiera. Molti stanno in piena svendita, quindi ci hanno detto che è difficile anche un po' programmare
l'acquisto della prossima stagione. Molti sono passati un po' per vedere la collezione e ci hanno poi fissato un appuntamento in ditta, quindi ecco, posticipando il periodo dell'acquisto.